Siamo qui a Milano con Francesco del collettivo di fabbrica della CKN. Francesco, aggiornaci su come state. Noi stiamo bene, siamo in continuo movimento e ci stiamo cercando di organizzare al meglio per la manifestazione che andiamo pubblicizzando per il 26 di marzo e quella convergenza che chiediamo da un po' di tempo e che pensiamo possa unire diverse realtà in quella piazza. In realtà, sotto il punto di vista della vertenza, per quel che si dica, siamo ancora fermi, siamo in cassa integrazione, lo stabilimento è tutto come il 9 di luglio e il nuovo acquirente che vorrà rivendere ad ora sembra un po' latitante, diciamo, sotto alcuni punti di vista, sotto alcuni aspetti. Non ci siamo ancora salvati se non dai licenziamenti, non è poco, però comunque non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo di riaprire il nostro stabilimento e di continuare a produrre. Ascolta Francesco, siete in questo momento più stanchi o più maturati rispetto a 6 mesi fa? Molto più maturati. La stanchezza fa parte comunque di un continuo essere in movimento, ma questa è un'esperienza che ci ha fatto maturare tanto, che ci ha fatto crescere tanto, che ci ha fatto imparare a conoscere anche realtà diverse dalla nostra. Non che non lo facevamo già, però ne abbiamo conosciute ulteriori e altrettante, quindi è un'esperienza, io lo dico sempre, di crescita culturale, politica e soprattutto anche personale. Ascolta, dimmi in due parole qual è il vostro obiettivo, il sogno in qualche modo. Il sogno è aprire lo stabilimento con il nostro piano industriale, con l'ingresso del pubblico, quindi in Italia, ma di più cassa depositi e prestiti, e sotto il controllo sia dello Stato ma anche soprattutto del collettivo di fabbrica dei lavoratori. E probabilmente non so se ci riusciremo, però diciamo che stiamo lavorando per questo e continuiamo a lavorare per questo. Comunque l'obiettivo ora, quello più primario e funzionale, è quello di riaprire lo stabilimento, di cominciare a produrre, anche se non produrremo più per l'automotive, questo lo sappiamo, però di cominciare a far funzionare lo stabilimento lì che abbiamo presidiato da 8 mesi e a cui teniamo come fosse un figlio. Grazie Francesco. A voi.